Fin dal 1943, all'indomani dello sbarco alleato, era scoppiata in Sicilia la passione per il separatismo. MIS era chiamato il partito che voleva unire tutti i siciliani per la conquista dell'indipendenza. EVIS, l'organizzazione militare dello stesso partito. Americani, inglesi, latifondisti e la mafia appoggiavano il movimento. Azioni di guerriglia tra separatisti e forze dell'ordine provocavano morti e feriti da una parte e dall'altra. Il 30 settembre 1945, il primo governo del CLN ordina l'arresto dei leaders del movimento per l'indipendenza. Finocchiaro Aprile e Barbaro. Bisognava conquistare l'indipendenza prima che la guerra fosse finita in continente, per mettere il governo italiano di fronte al fatto compiuto. Ora è tutto inutile, ogni giorno che passa è sempre peggio. O rinunziamo sin d'ora all'insurrezione o scattiamo subito senza perdere un minuto. E con chi la fai la rivoluzione? Con i ragazzi? Ci sono attualmente in Sicilia 37 bande di fuorilegge, 37! Con tante armi da riempire un arsenale. E non è tutta gente scappata dalle galere. Anzi, la maggior parte sono dei disgraziati rimasti vittime dell'ingiustizia, dell'ignoranza e della miseria. E non aspettano altro che una buona occasione per inserirsi di nuovo nella vita civile. Ma basta con queste tue proposte. Lo sai che la maggior parte di noi è contraria. Con le buone però non si ottiene niente. E va bene, d'accordo. Possiamo benissimo costituire un corpo indipendente d'azione e scagionare il partito da ogni responsabilità. E poi basta con queste fesserie. Di chi si è servito Garibaldi per liberare la Sicilia dai Borboni? Dai picciotti! E chi erano i picciotti? Latitanti, banditi! Onorevole, a piedi ce la dobbiamo fare, perché il patto è stato questo. Basta che non si tratta di camminare assai. No, è questione di quattro passi. Va bene, quattro passi. Ottobre 1945, contrada Case Vecchie di Sagana, a pochi chilometri da Montelepre. Rappresentanti di gruppi d'azione EVIS si recano dal bandito Giuliano per offrirgli il grado di colonnello, la bandiera di combattimento dell'EVIS e la promessa della riabilitazione a vittoria separatista avvenuta. Dov'è Torino? In te casa. Andiamo. Salvatore Giuliano aveva allora 23 anni, si era fatto bandito a 21. Sorpreso a trasportare due sacchi di grano di Mercato Nero, aveva tentato la fuga. Raggiunto dai colpi degli inseguitori, Turiddu aveva ucciso un carabiniere e guadagnato la montagna. Non è entrato, che c'è il torino che l'ha scelto. Siamo sono anche. Siamo tornati, non è un po' di l'americano. La delica. Salutiamo, non è salutiamo. Salutiamo. A te, chi è chi? Lo conosci, Don Pietro di Borgetto. E gli altri? Separatista come a lui. Se mi sono d'accordo con Giuliano, dobbiamo combattere per l'indipendenza della Sicilia. Peggiore! Andiamo tutte soldate ora! L'Italia ci ha mandato ferro e fuoco e noi col fuoco risponderemo. A Giuliano l'abbiamo fatto colonnello per combattere contro i tiranni italici, per avere la nostra libertà assoluta e così voi tornerete a casa liberi e indipendenti. Sicilia, svegliati. Troppo durato questo sonno vergognoso e questo triste sogno tutto hai perso anche l'onore. Or son suonate forte le trombe e tu non devi più dormire perché dormire sarebbe morte. Rose, rose, rose bianche di Sicilia diventerete rosse con nostro rosso sangue, ma i figli dei figli
Viviranno liberi in terra libera e potranno alzare la fronte al cielo e sorriderci nell'avvenire.